gemelli. Approfittate ancora di questa Venere molto bella che transita nel segno dell'Ariete dal 30, quindi da sabato praticamente questa Venere entrerà nel segno del Toro, diventerà molto più complicata. Ecco che per voi questa è una giornata da sfruttare al massimo. La Luna non è ideale, ma certamente migliore rispetto ai giorni scorsi. Non è più una Luna opposta, è una Luna che anzi sottolinea la passionalità, sottolinea la capacità di prendere anche decisioni difficili da parte vostra. Allora sfruttatela fino in fondo. È chiaro che può ogni tanto turbare anche questa posizione della Luna, lo farà soprattutto in ambito lavorativo, professionale, perché insieme a questo Mercurio nel segno del Toro può provocare delle indecisioni, delle incertezze e anche qualche piccolo contrattempo che chiaramente voi dovrete affrontare sempre con spirito combattivo. Del resto questo è un momento in cui voi, amici dei Gemelli, dovete essere sempre pronti a confrontarvi anche in maniera aspra con le persone che vi circondano. Andiamo alla seconda.